a tutti, benvenuti di nuovo su Metropoli Evento TV. Oggi abbiamo in studio i rappresentanti del Comune di Alzano, il sindaco Antonio Cuspino, che ci porta questa occasione a due novità, l'assessore Giussi Grasso e Luca Basile, produttore cinematografico, che ha realizzato un documentario di cui parleremo oggi relativo alla prima. Io però vorrei iniziare con l'assessore Giussi Grasso, perché so che voi uscite da una settimana di eventi importantissimi riguardo alla salute, riguardo alla salute. Puoi illustrare di che cosa vi siete occupati? Cioè, per esempio, noi come ti pensavo si è dedicato particolarmente quest'anno all'organizzazione di una serie di eventi nell'ambito della settimana della salute. Gli eventi hanno avuto inizio il 18 novembre, si sono conclusi il 20 novembre e hanno visto il Comune impegnato durante tutta l'arco settimanale in una serie di rappresentazioni e eventi dedicati alla tutela della salute. Hanno avuto inizio il 18 con una programmazione predisposta a garanzia del benessere dei nostri dipendenti innanzitutto, quindi abbiamo cercato di dare un segnale forte ai dipendenti dell'amministrazione affinché essi stessi potessero e possano in generale contribuire meglio all'erogazione dei servizi che abbiamo sotto di loro. Il giorno 19 invece, in collaborazione con altre associazioni, una in particolare l'Università, ci sono dedicati agli anziani e abbiamo organizzato presso il nostro centro polivalente un evento dedicato a loro. Diciamo che la giornata più importante è stata quella del 20 novembre, durante la quale abbiamo presentato il cortometraggio di cui poi ci parlerà il Luca, e nell'ambito poi di quella che è stata la giornata mondiale per l'infanzia e l'adolescenza. Veramente diciamo un grande successo per il Comune, una grande soddisfazione per l'amministrazione e un'occasione anche a giovani che abbiamo sul territorio di rappresentare le potenzialità artistiche e anche direi intellettuali che hanno. Devo dire la verità, insomma, cioè che il Comune in un periodo come questo di grande difficoltà faccia la scelta di parlare ai cittadini di tematiche così importanti. Io la trovo una cosa positiva perché credo che riuscire a discutere con i cittadini, dare informazioni di questo tipo è comunque fondamentale. Però io a Luca Basile, che è il produttore di questo documentario, di questo documentario della sport, di cui vi chiedo alcune tante di dire, insomma, che ne riusciremo questo della nostra parte, perché vorrei farlo vedere a quanto più grande per me. Luca, come è stato innanzitutto il rapporto con il Comune e poi ci spieghi un pochettino di che cosa tratta concretamente questo documentario? Innanzitutto benissimo la parola che devo dire che è stata l'idea di un gruppo di giovani, mi occupo di sport per i bambini del territorio e abbiamo deciso con occasione della giornata internazionale sui diritti dell'infanzia appunto di dare un segnale alla cittadinanza dei movimenti protagonisti bambini che hanno svolto il ruolo di attori di una tematica difficile. Diciamo che tutto il cortometraggio si focalizza sul diritto alla vita, soprattutto sulla cura dei bambini. È stato sicuramente bello il nostro dialogo con l'amministrazione e abbiamo trovato appunto le porte aperte nel parlare con il sindaco che ci ha dato una grande mano, ma soprattutto in tutte le scuole che abbiamo girato. Questa missione è stata girata nell'Istituto Comunicazione di Alzano. Un bel risultato per noi. Bene, sindaco, lei sta facendo delle operazioni un po' particolari in questo periodo, perché devo dire, io sento parlare di sindaco solo per essere, che si paga l'IVA e con i cittadini hanno un rapporto sempre più conflittuale. Questa esperienza, l'esperienza di parlare di salute e di realizzare addirittura un documento che possa essere visto dai cittadini, che cosa le fa pensare? Cioè, è questa la strada secondo lei che deve fare gli amministratori per recuperare il rapporto con i cittadini? Non è che questa la strada. Thank you.
fatto questo insieme, ha avuto riscontro, ha avuto riscontro. Pensate di proseguire su questa strada? Quali saranno le vostre iniziative? L'iniziativa si porta nel mondo della settimana della salute, che concluse sul 25 novembre in occasione della giornata internazionale di eliminazione della violenza contro le donne, non solo per un punto debito come amministrazione, ma un punto di partenza. Da qui infatti partiranno altre iniziative che si svolgeranno di più per l'anno prossimo, e in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini, avremo un progetto. Durante il quale interesseremo nuovamente le scuole e quindi tutte le realtà sociali e formative che ci sono sul territorio per perseguire quelli che sono gli obiettivi proprio di questa amministrazione, cioè tendere alla diffusione della cultura, allo sviluppo di iniziative che possono permettere ai bambini, ai giovani del nostro territorio di partecipare attivamente in giro a livello della disciplina politica. Pensate di proseguire con questa esperienza? Sì, diciamo che l'esperienza quando ti hanno avuto un anno scorso è stata sicuramente bella perché abbiamo anche avuto un bel contatto con il territorio, con i bambini. Oggi ancora tante scuole oggi si stanno vedendo di vedere il video, tante associazioni, proprio per l'importanza anche didattica che c'è in questo. Quindi ci auguriamo di proseguire così e magari di portare anche una nuova idea di quello che abbiamo visto. Io non posso sfuggire l'occasione del sindaco. Nell'ambito della città metropolitana, a Sala come si trova? Io ho saputo di mettere in discussione che cosa sta succedendo, perché non è una situazione di comune.